Allora signori, buonasera e benvenuti al secondo forum finanziario tenuto da Allianz Bank. L'anno scorso lo facemmo di questi tempi, era il 1° ottobre, quest'anno lo ripetiamo. Vi ricordo che lo ripetiamo perché l'anno scorso noi facemmo un test, un sondaggio tra i partecipanti e chiedemmo se sembrava utile questa forma di comunicazione tra una banca e i clienti e non clienti, e la risposta fu un'elevata percentuale, fu affermativa, quindi quest'anno mi sono riproposto di rifarlo. In più ho cercato di dare dei correttivi perché quest'anno noi presenteremo due argomenti fondamentali scelti dai partecipanti dell'anno scorso, e gli argomenti sono: il primo è quello di come comportarsi in un contesto complesso come quello attuale dal punto di vista finanziario, e questo argomento sarà trattato da Morgan Stanley nella persona del dottor Nicolò Rabitti, vicepresidente Italia di Morgan Stanley, quindi per me è un onore averlo qui. E poi l'altro argomento che è centrale proprio nelle discussioni anche politiche di questi giorni, che è la previdenza pubblica e l'integrazione privata. Anche qui mi onoro di avere Andrea Michelotti, responsabile RB, da una delle più importanti compagnie italiane per quanto riguarda l'integrazione pensionistica. Amici di montediprocida.com, Torre Saracena, questa sera secondo forum finanziario. Per noi c'è qui Cristoforo Capuano di Allianz Bank Financial Advisor. Allora Cristoforo, la serata come si è articolata? La serata si è articolata secondo un percorso educativo, nel senso che questa sera abbiamo voluto dare un taglio ben preciso, cioè mettere in evidenza quanto oggi sia importante l'educazione finanziaria per tutti i risparmiatori, in ragione soprattutto dei grossi cambiamenti che ci sono oggi nel mondo globalizzato. Cambiamenti di cui ci ha parlato Morgan Stanley con Nicolò Rabitti, oramai notizie di tutti i giorni nei telegiornali, sui continue crisi del debito pubblico e quant'altro, ma soprattutto ci siamo concentrati anche su quelle che sono le problematiche legate alla previdenza integrativa, quindi alle pensioni, anche queste informazioni e notizie che abbiamo dai telegiornali tutti i giorni. Devo dire la verità, la serata è riuscita molto bene perché il pubblico è stato molto attento e anche molto interessato, quindi mi auguro di poter fare nuove operazioni di questo tipo, che per me rappresentano l'elemento fondamentale del mio lavoro, in quanto rappresentano una fase educativa del cliente, quindi dare cultura finanziaria per poter scegliere con consapevolezza in che modo gestire il proprio risparmio. Quindi vi invito, magari per chi non è venuto questa sera, a un prossimo forum che sicuramente farò l'anno prossimo, e mi auguro che questo tipo di formula bancaria, cioè la banca che comunica col risparmiatore, venga vista bene da tutti. Quindi vi saluto, ringrazio e al prossimo anno.